Ed eccoci qui tornati dopo un paio di minuti di pausa, grazie a Daniele Ricciuto che oggi mi segue con la regia. Iniziamo subito, senza indugio, la nostra seconda mezz'ora insieme. Io non mi perdo in preamboli perché avremo tanto di cui parlare con il nostro solito ospite e amico Fabrizio Peronaci. Buonasera Fabrizio! Buonasera a voi. Allora Fabrizio, oggi per oggi abbiamo selezionato alcuni casi che inizialmente non ci sembrava avessero tante cose in comune, però poi appunto analizzandoli, adesso i nostri telespettatori capiranno perché sono emerse queste cose appunto che legano i casi l'un l'altro. Partiamo dal primo, quello più attuale, il caso, la vicenda di Gianmarco Pozzi, un 28enne romano, ecco lo stiamo vedendo in foto, che è stato trovato cadavere la mattina del 9 agosto questa estate in una proprietà privata sull'isola di Ponza. Ponza è, sapete, una celebre località balneare, in circostanze molto oscure e ancora tutte da chiarire, sulle quali al momento appunto sono in corso le indagini della Procura di Cassino. Allora, ricordiamo che appunto il ragazzo era un campione di kickboxing, un pugile e inoltre lavorava come sicurezza, come tanti ragazzi, insomma, della sua stazza, della sua prestanza fisica, lavorava come bodyguard in discoteca al Blue Moon. Che cosa è successo, Fabrizio? Inizialmente che cosa si pensava? Questo giovane Gianmarco Pozzi viene trovato morto in una intercapedine tra due proprietà private dell'isola di Ponza il 9 agosto scorso, quindi 4 mesi fa, un giallo recente, e sulle prime si pensa a un incidente che sia accaduto nella notte, magari girando, fumandosi una sigaretta vicino al luogo in cui dormiva o qualcosa del genere. Però già dall'inizio alcune circostanze risultavano strane. In particolare facevi riferimento alla stazza di questo giovane. Parliamo di un giovane di circa 100 kg di peso, alto 1,85 m, di profondità non di solito da provocare la morte, a meno che uno non sia particolarmente sfortunato. E poi altri due elementi iniziali, già la scorsa estate, esaminare il caso sulle mani, in particolare sulla mano sinistra, e Gianmarco, ricordiamo, era mancino, quindi come se fosse stata usata per difendersi, e poi un colpo molto forte, tale da togliergli una parte di cuoio capelluto tra cranio e spalla. Ecco, già questi tre elementi, insomma, qualche dubbio lo inserivano Io, Fabrizio, ti su come interrompo poter un agire, grazie secondo all'attivismo della sua. perché abbiamo un piccolo problema di collegamento. La tua voce va a scatti. Chiedo alla regia di provare a ripristinarlo un attimo solo. Intanto io volevo appunto riassumo quello che ha detto Fabrizio. Inizialmente si era pensato che, anzi no, inizialmente, scusate, questo ragazzo era stato trovato appunto nell'intercapedine tra due palazzi e inizialmente appunto si è pensato fosse caduto mentre, non lo so, si stava affacciando al balcone, mentre stesse fumando una sigaretta dopo una giornata di lavoro. Che cosa è successo però? Già nonostante questi indizi che diceva Fabrizio, che sono emersi però dopo, anche grazie all'impegno della famiglia, soprattutto all'avvocato, che dall'esame appunto hanno chiesto le immagini, le fotografie del corpo e sono stati riscontrati appunto dei segni sulle mani, soprattutto sulla mano sinistra, dei segni che potrebbero essere compatibili con una lotta. Ricordiamo, come diceva Fabrizio, che Gianmarco era mancino, per questo questi segni sulla mano sinistra hanno un loro perché. Poi, queste immagini, dicevamo, questo riscontro è avvenuto dopo, in un secondo momento. Inizialmente era stata. Eccoti Fabrizio, siamo tornati. Dicevo, inizialmente, correggimi se sbaglio, era stata in un certo senso negata l'autopsia di questo ragazzo. Sì, sulle prime la valutazione era stata che si fosse trattato di un incidente, che il bisogno di verità delle famiglie, della famiglia in questo caso, come spesso accade, fosse in qualche maniera legata a una dimensione di dolore e di richiesta di una spiegazione. Poi andando invece avanti con gli accertamenti, soprattutto grazie alla tenacia della sorella di Gianmarco, Martina. Insomma, anche in ambienti investigativi si è cominciato a prendere in considerazione che qualcosa non tornava.
sia appunto per quelle circostanze che riguardavano l'esame del corpo, sia poi in seguito per il ritrovamento di alcuni elementi che trasformano la morte di Gianmarco Pozzi a pieno titolo in un giallo. Noi abbiamo uno stuzzicadenti, quattro mozziconi di sigaretta e uno scontrino che nelle prossime settimane saranno sottoposti ad analisi in quanto la procura ha deciso di riaprire il caso 4 mesi dopo. E quindi io dico, da osservatore dei cold case e dei casi di omicidio in Italia, che si tratta di un'ottima notizia. Non si deve mai rinunciare all'accertamento della verità davanti a fatti misteriosi che riguardano purtroppo tragedie. E in questo caso, insomma, gli elementi per scoprire qualcosa di nuovo vogliono esserci. Anche perché, ripeto, il rigore e la forza d'animo della famiglia, in particolare della sorella, mi fa tornare alla mente un'altra storia che tutti sappiamo, la Esatto, sorella di Fabrizio, Stefano perché Pozzi, appunto Ilaria, questa, perdonami, e quindi questa insomma. ragazza Martina Pozzi, come dicevi tu, non si dà assolutamente pace, sta portando avanti la sua battaglia sia nelle dovute sedi, ma anche per esempio sui social, posta di continuo foto con il fratello e appunto lei ha richiesto che venga analizzato il cellulare di Gianmarco che è stato trovato sì vicino a lui, però distante dal corpo e con una serie di chiamate perse e di messaggi non letti. Poi questa perseveranza della sorella dipende anche dal fatto che le sono stati restituiti alla famiglia non tutti gli abiti che Gianmarco aveva con sé. E poi la parte più importante che ci fa ricordare, come dicevi tu, un'altra sorella guerriera è la parte che riguarda un pochino la tossicodipendenza, perché da un primo anale tossicologico sul corpo di Gianmarco, Jimmy, così come era conosciuto, è stata riscontrata la presenza di che insomma che Gianmarco avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, cocaina se non sbaglio. E quindi inizialmente era stata un po' liquidata la notizia, insomma questo ragazzo è caduto, è un solito, come si suol dire, si bollano le questioni come circostanze che avvengono quando si tratta di un tossicodipendente, però appunto più si va avanti e più si scopre che non è così. E questa perseveranza di questa sorella non può, come dicevi tu, che riportarci alla memoria una grande guerriera. Stiamo parlando di Ilaria Cucchi, Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che a proposito di fotografie, credo lo ricordiamo tutti, quando andò, ecco qua, davanti alle istituzioni con questa foto, il volto tumefatto di Stefano, per chiedere appunto, lo Stato mi deve una risposta. Questa risposta poi, dopo anni, è arrivata. Eh sì, qui siamo di fronte a una vicenda che dimostra come davvero i giornalisti e l'informazione possano essere il cane da guardia di una democrazia. Quella foto drammatica di Stefano è stata una decisione sofferta del direttore di un sito, di un'agenzia online, eppure ha rappresentato un elemento di verità, un pugno nello stomaco talmente forte che ha costretto le istituzioni, in questo caso giudiziarie, a rivedere i primi giudizi per quanto riguarda Stefano Cucchi, si era partiti da una condanna dei medici, blanda, omicidio colposo, si è arrivati a una condanna di due carabinieri per omicidio preterintenzionale, un vero e proprio pestaggio, e è stato un percorso complicatissimo con inchieste bis e ter. E con una determinazione della famiglia, degli avvocati e anche con una capacità, devo dire, del sistema giudiziario di mettersi in discussione, che ha fatto onore a tutti. Ora, le somiglianze con il caso di Gianmarco Pozzi sono evidenti: Gianmarco 28 anni, Stefano 31, entrambi con problemi di tossicodipendenza. Entrambi pugili. Entrambi, sì, dediti allo sport, Gianmarco kickboxing. Stefano, infinitamente più piccolo, pesava 37 kg al momento della morte, poverino. E entrambi in una dinamica poco chiara che ne causa la morte, che man mano invece viene fuori diversa. Nel caso di Gianmarco Pozzi, lo scenario è quello di una lite violenta, di un pestaggio che possa essere stato scaraventato in fondo a quell'intercapedine.
In ogni o che caso, mentre provava a scappare sia caduto. Anche questa è un'ipotesi al vaglio, giusto se non certo, ma sbaglio. dopo essere stato Sì, dopo colpito, essere in stato ogni caso. colpito, sì. Quindi c'è senz'altro come scenario quello perlomeno di un omicidio preterintenzionale, se non volontario e doloso a tutti gli effetti. Staremo a vedere come andranno le indagini. La procura di Cassino sta andando avanti e quindi da questo punto di vista, dicevo, è una buona notizia. Ecco, ricordiamo appunto rapidamente quelle che sono le ultime novità per quanto riguarda invece la vicenda Cucchi, che adesso sta andando avanti per quanto riguarda il processo, sta andando avanti il processo sul depistaggio, il depistaggio che ci fu appunto durante le prime indagini. Allora, un altro ufficiale dell'arma rischia infatti il processo. Stiamo parlando, mentre intanto la Procura di Napoli ha chiuso l'inchiesta nei confronti del colonnello Vincenzo Pascale, che era comandante del gruppo dei carabinieri del capoluogo campano, adesso è indagato per un'altra ipotesi di tentativo di depistaggio in concorso con un vice brigadiere, scusate, Mario Iorio. Questo perché appunto per una telefonata fatta nel dicembre del 2018, quando Iorio telefonò a uno dei testimoni del processo, già in servizio presso la stazione romana Tor Sapienza, la stazione perché questo appunto doveva essere ascoltato come testimone. Nella fase invece delle indagini, Grimaldi aveva riferito di aver ricevuto una confidenza da un collega secondo la quale Stefano Cucchi aveva la cinta rotta. Lui gli chiese che cosa fosse accaduto, ricevendo da Cucchi la seguente risposta: "Me l'hanno rotta i tuoi amici", facendo chiaramente riferimento all'appestaggio. Adesso la difesa ha 20 giorni quindi di tempo per replicare. Gli indagati possono chiedere di essere interrogati o proporre supplementi di indagine o depositare memoria, altrimenti ci sarà il rinvio a giudizio oppure l'archiviazione. Eh Questa sì, appunto. questa è un'altra grande partita. Ecco, qui Esatto. vediamo Ilaria Cucchi con l'avvocato Anselmo. Anselmo, In sì. questo paese che giudica un po' troppo, si è anche, diciamo, un po' alzato il sopracciglio per la loro storia d'amore, ma insomma, questo rientra nell'ambito privato e non ha Assolutamente. nessunissima interferenza con il corso della giustizia che è stato pieno, questo volevo dirlo. E invece, appunto, parlando di quest'ultima fase che riguarda la vicenda Cucchi, sicuramente non ha implicazioni sanguinarie, per così dire, Certo. però non è meno importante perché riguarda un concetto fondamentale, quello della trasparenza e del procedere con massimo rigore all'interno delle istituzioni. Se vi sono stati depistaggi all'interno dell'Arma dei Carabinieri, è qualcosa di molto grave. Questa cosa che stavi dicendo, che riguarda appunto un colonnello e delle conversazioni, io avendo letto gli stralci delle varie telefonate, la cosa che mi ha colpito è stata una frase in particolare: bisogna aiutare i colleghi in difficoltà, Esatto. bisogna tenere alto lo spirito di corpo. Beh, bisogna aiutare i colleghi in difficoltà. Se hanno Facendo gli ragione, omertosi. se hanno ragione, se sono stati vittima di qualche cosa che non è a loro imputabile, bisogna aiutare i colleghi in difficoltà sempre e comunque, mica tanto. Quindi, da questo punto di vista, questo procedimento per i depistaggi deve, a mio avviso, andare fino in fondo e sarà un monito e anche questo un bel esempio per il futuro perché non accada di nuovo. Ce l'auguriamo davvero. Chiudiamo la nostra, chiudiamo, insomma, arriviamo all'ultima parte del nostro appuntamento dedicato alla cronaca con il cold case che questa settimana dedichiamo in un certo senso, dedichiamo, anzi, lui lo dedica a noi, parliamo della tragica fine di Paolo Adinolfi. Siamo nell'estate del 94. Paolo Adinolfi era un giudice che dopo essere uscito di casa, ecco stiamo vedendo appunto la foto, scomparve misteriosamente. Aveva 52 anni, innamoratissimo di sua moglie. Appunto quella famosa estate del 94 esce di casa per fare alcune commissioni e non rientrerà più. E da Eh allora sì, sono questa è la storia. passati Paolo Adinolfi, 26 anni, ma la magistrato. famiglia non si dà pace, vero Fabrizio? Sì, ancora una volta, ecco, Nicoletta, Giovanna e Lorenzo, moglie e figli, ne ricordano il rigore, il coraggio e l'onestà. Questa è una storia del 1994 che ho raccontato
nel mio ultimo libro, Morte di un detective Ostiense e altri delitti, e delle 13 storie che ho raccontato è quella a cui tengo di più. Si tratta di uno Come mai scandalo Fabrizio? italiano. Questo te lo chiedo. Come mai? Perché si tratta di uno scandalo italiano. Noi, tutti noi, le nuove generazioni, sanno i nomi di Falcone e di Borsellino, che furono assassinati pochi mesi prima di quella vicenda. Pochissimi sanno il nome di Paolo Adinolfi, 52 anni, giudice del tribunale fallimentare per 10 anni a Roma, fatto sparire in una mattina di luglio da mano criminale perché le sue sentenze avevano dato fastidio a sodalizi economici e finanziari e criminali operanti all'epoca sulla capitale. Paolo Adinolfi aveva avuto seri problemi perché col suo rigore e per il semplice fatto di esercitare il dominio della legge su tutto, aveva emesso delle sentenze che poi sono state messe a fuoco, chissà quali sono, che avevano provocato dei problemi a persone importanti nell'ombra, operanti nell'ombra, in quell'humus fatto di traffici immobiliari, finanziari e connessioni con la malavita che ha purtroppo condizionato la vita trasparente della capitale d'Italia, aveva messo questa sentenza e l'ha pagata carissima. Il guaio e lo scandalo è che il figlio Lorenzo Adinolfi, avvocato, oggi quarantenne, da anni cerca contatti perché qualcuno parli di suo padre, perché lui non si dimentica di suo padre. Infatti, inizialmente, Fabrizio, correggimi se sbaglio, si è pensato a un allontanamento volontario, che Bene, sia no. scappato. È giusto che sia, in considerazione tutte le piste, si pensò a un allontanamento volontario, a un malore, anche a un'ipotesi di suicidio, però nel giro di pochi giorni non fu negli ospedali, non c'era traccia, tutte le piste che erano, diciamo, diverse da quella peggiore, purtroppo vennero scartate di fatto, anche se la magistratura continuò a tenerle in piedi con un atteggiamento, diciamo, di non entrare fino in fondo nella vicenda. E questa è stata la grande amarezza della famiglia del giudice Adinolfi, figlio avvocato Lorenzo, oggi ha più di 40 anni e continua a combattere, non intende mollare, è stato qualche anno fa a parlare con il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il controverso dottor Palamara, che tutti conoscono per altre Sì, per vicende, le e il sue dottor ultime. Palamara gli disse: caro avvocato, ma fino a che lei non mi porta il corpo di suo padre, come faccio a prendere posizione pubblica? Insomma, questa risposta qualche dubbio a mio avviso dovrebbe sollevarlo, perché parliamo di un magistrato noto per il suo rigore e per la sua lotta ai sodalizi criminali nella capitale, che all'improvviso scompare. La sentenza di archiviazione fa riferimento a queste cose, quindi lancia una traccia, e il primo magistrato dell'Associazione Nazionale Magistrati gli dice: guarda, se non mi porti tu la prova, io non posso pronunciarmi. Beh, la prova la devono portare le inchieste Certo. giudiziarie, la famiglia, in particolare Lorenzo Adinolfi, non molla, andrà avanti in questa battaglia. Io sarò al suo fianco e penso che debbano essere al suo fianco tutti i colleghi, perché, ripeto, parliamo di un caso che non è troppo diverso da quello dei giudici Falcone e Borsellino di quegli anni. Paolo Adinolfi sparì a Roma, un caso di rupara bianca nel cuore della capitale. Fabrizio, nel 96 poi vennero, la prima richiesta andò a vuoto, però nel 96 vennero riaperte le indagini. Qual è secondo il figlio il vero movente? Ma vennero riaperte perché un pentito, tal Francesco Elmo, lanciò appunto una pista che portava ad ambienti della criminalità romana. In La banda della particolare, nei Magliana. giorni scorsi è scomparso il famoso cosiddetto cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, e le indagini che furono svolte nella seconda inchiesta sulla scomparsa del giudice Adinolfi andarono in quell'ambito, in quanto una delle sentenze che erano state firmate dal giudice riguardava una società che era legata a interessi opachi, nella quale anche aveva avuto una partecipazione, seppure indiretta, il cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Ora, ciò non vuol dire che potesse essere il mandante Enrico Nicoletti, però vuol dire che andando avanti negli approfondimenti
rispetto a quel giro d'affari e agli interessi che il giudice aveva toccato, si poteva senza nessun dubbio, a mio avviso, individuare il movente. Una volta che si ha un movente per le mani, anche se ipotetico, Certo. tutti i criminologi, gli investigatori insegnano che c'è la prima traccia, il primo filo per arrivare ad accertare le responsabilità. Bene, questo non è stato fatto fino in fondo. Lorenzo Arinolfi sta lavorando a una ipotesi di riapertura dell'inchiesta, presentando un'istanza che abbia in sé degli elementi di novità, perché c'è Ecco Fabrizio, bisogno perché ovviamente di se non questo, perché sbaglio il vengono figlio riaperte inchieste. Lorenzo, scusa, mi Però disse. insomma, succede in Italia, è successo in più casi che dopo tanti anni si possa essere arrivati a chiarire una vicenda oscura. Io davvero auspico che questo sia una di queste vicende. Ecco Fabrizio, dicevo perché, come hai detto tu, è scomparso da poco Enrico Nicoletti, che era noto come appunto il cassiere della banda della Magliana. E correggimi se sbaglio, il figlio del giudice che abbiamo mostrato poc'anzi la foto ha detto: è morto Nicoletti, forse è finalmente la volta buona. Posso iniziare a sperare di sapere che fine ha fatto mio padre. Sì. Aspetta delle rivelazioni. Beh, in questo caso è un po', sembra un paradosso. Può sembrare un paradosso in questo caso, ma non lo è, nel senso che talvolta si dice che una persona che abbia... No, non sento. No, Fabrizio, noi ti sentiamo, vai, pensi una persona che abbia. No, in questo caso Ti dico, stiamo ascoltando. sembra un paradosso, però Sì, si sì. dice spesso che se scompare una persona che abbia conoscenza di grandi fatti criminali o comunque importanti vicende pubbliche, con essa spariscono anche certi segreti, muoiono certi segreti. Invece il giudice Paolo Dinoffi è una vicenda talmente complicata che ha messo in campo talmente resistenze e anche timori che la speranza del figlio e che la morte di Enrico Nicoletti possa indurre le persone che sanno qualcosa, che sono a conoscenza di Cioè, dettagli, ah, a parlare in quanto non sentono più un potere intimidatorio sulle proprie chiaro. teste, come se possano in questo momento avvertirsi più libere queste persone che sono a conoscenza di dettagli sulla morte del giudice Adinolfi, di raccontare ciò che sanno, anche perché magari sono giunti in un'età più avanzata, sono passati 26 anni, e uno scrupolo di coscienza anche rispetto ai familiari di Paolo Adinolfi imporrebbe davvero di collaborare con la giustizia. Bene Fabrizio, io ti ringrazio. Oggi siamo andati davvero lunghi, abbiamo trattato tanti casi, tutti per noi interessanti, spero anche per chi ci ha seguito oggi, questo mercoledì e ci segue tutti i mercoledì. Grazie a Fabrizio Peronacci, scrittore e giornalista del Corriere della Sera di Roma. Alla prossima settimana. Buonasera Fabrizio. Grazie a voi, buon lavoro. Bene, termina qui questa puntata del mercoledì di Restart. Adesso la linea va al nostro telegiornale. Noi torniamo come sempre domani alle 17. Buona serata.